chiedi di raccontare dei luoghi dove siamo stati. Nel primo degli asili dei boschi, il giardino delle streghe, con Giamella, papà e mamma. C'era un ruscello, una grotta e molte ortiche, ma di un verde tenero. Poco male, ci portavano in spalla. I rami neri degli alberi facevano filtrare raggi del sole su di noi e i nostri divertiti destrieri. Nello stanzone del grande pronto soccorso dell'ospedale di Massa, che sembrava un lazzareto, urlando come un'aquila mentre mi ricucivano la fronte. Nascosta nei cespugli della pineta, aspettando la focaccia croccante della pizza express. Una visione, Roberta di lavanda, che mi sembrava bellissima perché ricordava Biancaneve. Arrampicata sulla montagna delle dame a 12 anni, confusa dalla malinconia del sole che tramonta a settembre e dal presagio di un tempo che passa. Nel blu cupo della notte di risacca, sul vecchio motorsailer di legno in panne, verso le secche della Meloria, con l'acqua vicino alla mano che pendeva in moda. Alla risvolta, a casa del mago, mago vivente, in mezzo ad animali imbalsamati non viventi. In un paese in pietra, con 16 archi, grande come un fazzoletto, che un archeologo olandese, incredibilmente vestito da archeologo olandese, estraeva dalle sabbie della Giordania di Re Hussein. Forte scee per fotografare centinaia di lucciole in un barattolo di vetro. Sulla capanna di legno sul mare, fotografando fulmini in posa B e ascoltando De André in vinile. Sul plateau rosa, quando ancora era il plateau rosa, con la neve alla cinghia e nessuna capacità di tornare indietro, imprecando contro l'amico esperto che se la ride, ma vicino, così vicino al cielo, da fargli il solletico, nella vasca da bagno di ghisa bollente dopo il plateau rosa. A Itaca, sulla spiaggia del relitto, a Capri, la grotta blu, senza barca, nuotandoci. A Santo Stefano, a vedere con quanta crudeltà razionale l'uomo riesca a distruggere l'uomo, dopo, solo molto dopo, nel palazzo dei matti criminali a Montelupo Fiorentino. I tuoi pensieri. La notte vicino a Groppoli, sulla bagagliaio della Punto Bianca che la nonna aveva appena ammaccato, è 1996, io, te, Aldo, Rago, il fantasma del castello nella valle, la tua voce e il tuo calore nelle orecchie. Letto a baldacchino di rude legno arancio in cui mi avevi deposta, tra le lenzuola di lino grosso, il plastico di Groppoli come il vassoio, quei bicchieri verdi con i bordi taglienti di antiquariato che poi ho rotto tutti, e ogni volta che qualcuno mi cadeva dalle mani era come se quel tempo mi cadesse dalle mani. Ma uva, fichi, latte, yogurt, tutto raccolto all'intorno da te per la mia colazione barocca.
musica stonata quando sono entrata in chiesa, che mancavano più voci al coro polifonico di Adolfo, ma cantava lo stesso come se niente fosse. Poi all'improvviso tutto è scomparso, c'eri soltanto tu. Alla festa del Fiorone a Bagnone, al pedale, Geo, la Geo, un cartomante, sposi da un giorno. Nei bar storici di Torino. Fra le braccia di mia nonna, da quando ero bambina, fino a quando ero in carrozzina, e fino a quando anche lei è stata in carrozzina. Mia grande magnolia, ogni volta che voglia di piangere, con il viso fermo o con grandi smorfie. Cosmo, Piovasco di Rondò, la baronessa rampante. Al parco, col club degli orfani e delle vedove, bambina più che del figlio bambino, perché lui vuol crescere, tu no. Tu decidi che il tempo lì si deve fermare. Ci siamo ancora tutti, discretamente in forma. Mentre sei mani laboriose intrecciano centinaia di piccole trecce ai miei capelli, che sono quattro peli, per trasformarmi in una baiana vera. Lontano da te quando siamo vicini, vicino quando siamo lontani. E poi in Calabria, nel Sulcis, a Pentedattilo, a Pienza, in 100.000 posti con te, perché lontano. Fuori, il vicino lontano. Nella vita degli altri, in altre vite possibili. Sul tetto a tasca di Firenze, in via del Parione, sbirciando i tetti e fumando una sigaretta. In Calabria, nuotando sotto una palla di acciughe che fuggivano dai tonni e si riparavano sotto di me, nel grande salotto di pietra azzurra in mezzo al mare. Nel presente, disperatamente. Andiamo spesso a mangiare da Francesco sull'argine del frigido, i nonni, i grassi di Milano ed io metto gli stuzzicadenti nelle sedie di paglia e sale negli antipasti a centro della sala, ma nessuno dice niente perché i nonni sono signori. La nonna, per tenermi calma, mi fa un disegno con la penna sul foglio, io ne faccio un disegno più grande, da un segno faccio un disegno compiuto. La nonna mi dice sempre che sono bravissima. Mi ha sempre detto che sono bravissima nei 38 anni che mi è stata regalata. Ha delle mani lunghe, affusolate, che sanno di lei. D'inverno penso che abbiano l'odore dell'inverno, poi scopro che è l'odore della nicotina. Signora, mio figlio dice che ti assomiglio, che le mie mani ti assomigliano, le mie sono più tozze. Non so se è un complimento. Per me lo è, signore, è stato un onore essere stati amati incondizionatamente, era proprio ben giusta, è stato il balsamo della solitudine assistita, che spreco, tutto questo lo sento nel mio naso, dei miei occhi e ogni fibra nervosa più nascosta e delicata. Tutto questo svanirà come lacrime della pioggia.